Le 14.30, bentrovati, pomeriggio 24. Oggi apriamo da una pagina tristissima. Continuano a essere troppi i femminicidi, troppe le vittime. Lo Stato che cerca di fare, dice di fare, ma i numeri purtroppo e la cronaca sembrano dimostrare il contrario. Buon pomeriggio agli ospiti che ne discuteranno con noi, all'avvocato Elena Biagioni, vicepresidente DIRE, Donne in Rete contro la Violenza, e buon pomeriggio, eccoli collegati, a Marco Rossi Doria, il presidente Impresa Sociale con i Bambini. Allora, prima di interfacciarmi con voi, prima di analizzare quello che sta accadendo, ripeto, da troppo tempo, partiamo dalla cronaca, dall'ultimo caso che oggi che è successo a San Felice a Cancello, nel Casertano, dove un uomo ha ucciso la mamma di due bambini piccoli. Davanti a loro, purtroppo, sentiamo con Giuseppina Testoni. L'ha strangolata nel letto matrimoniale sotto gli occhi dei loro due bambini e una giovane di 24 anni, la vittima del femminicidio avvenuto all'alba a San Felice a Cancello, nel Casertano. Non è ancora spuntato il sole quando Lulzim Toci, 30 anni, albanese, uccide la moglie Eleonor, sua connazionale. Lo fa al termine di una lite violentissima, le urla sentite dai vicini di casa della coppia, che li conoscevano poco. La famiglia si era trasferita lì da appena un mese. Era una brava persona, quello lavorava... Non lo so, di castagne, faceva il castagno, lavorava là, non sappiamo niente. Che vi posso dire? Ha distrutto una famiglia. A chiamare i carabinieri è stata la cognata della coppia, il trentenne, un bracciante agricolo che si arrangiava con lavori saltuari. Dopo il delitto è andato a casa della donna chiedendole di accompagnarlo in ospedale. Lei, allarmata, ha chiamato i nipoti di appena 4 e 6 anni. Papà ha ucciso mamma, hanno detto i bimbi alla zia, che ha subito chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati sul posto, l'uomo vagava ancora vicino alla casa del delitto. Una volta ha visto e basta. Mi dispiace tanto tanto. Un grande lavoratore. Sì, mi dispiace tanto. Allora, dottor Doria, vengo da lei per iniziare, perché questo caso, quello che ci allarma è che, a parte la vittima, la mamma che ha perso la vita, ci sono questi bambini e sono sempre di più, tra l'altro, questi bambini. Voi ve ne occupate con dei progetti di questa notizia, ci ha allarmato il fatto che addirittura un dettaglio davvero drammatico che è emerso e che hanno mostrato alla zia, chiamandola in soccorso, la mamma che poverina non ce l'ha fatta, appunto. Che cosa si può fare, che cosa fate per questi bambini? Tanto buongiorno. Siamo tutti in un lutto perenne. Continuano a succedere queste cose terribili che interrogano profondamente la nostra cultura, il nostro sapere, il nostro cuore e anche la nostra politica. E cosa facciamo? Con i fondi del fondo che contrasta la povertà educativa minorile in Italia, messa a disposizione da ACRI grazie a una legge dello Stato, abbiamo in azione già da 3 anni tre partenariati, uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud, che intervengono in questi casi. Abbiamo raggiunto 220 vittime, figli di vittime di femminicidio, bambini, bambine, ragazzi e ragazze, e diamo un'assistenza a 360 gradi d'accordo con le istituzioni, la Procura Minorile, la Procura della Repubblica, i Carabinieri. In Campania abbiamo un accordo con il Comando Regionale, la Legione Campania dei Carabinieri, con cui siamo in contatto in queste ore, con il Procuratore per i Minori che ha contattato la Procura Generale di Santa Maria Capua Vetere, e i nostri esperti che sono assistenti sociali, psicologi. Mi scusi, dottor Doria, quindi ci può dire già qualcosa su questo caso di San Felice a Cancello rispetto a cosa si sta facendo? No, in realtà no, i bambini stanno con la zia e i nostri esperti stanno per raggiungere il luogo, devono avere naturalmente i permessi per poter parlare grazie agli accordi presi, perché siamo riconosciuti per farlo, altrimenti chiunque può andare a prestare opera di soccorso. E quindi stiamo in attesa, e è sfibrante l'attesa, perché noi siamo pronti da subito e stiamo cercando di avere i permessi e
contiamo di averli a breve. Intanto però siamo pronti. Tenete conto che non ci sono assistenti sociali nel comune interessato, che questi bambini stanno soli con una zia molto giovane e quindi diciamo l'aiuto è necessario. Naturalmente, come da nostri progetti, l'aiuto deve essere di grandissima competenza. Non basta uno psicologo qualunque, questo è il trauma più terribile che ti può capitare nella vita. Le due persone che ti hanno voluto al mondo e che ti dovrebbero curare, una uccide l'altra e li perdi tutte e due per sempre. È una cosa inimmaginabile, è un lutto da cui raramente si esce, si può con grandissima fatica riparare il danno, e quando i bambini sono molto piccoli, tanto più è importante essere lì subito e sostenere chi vivrà con questi bambini da ora in avanti. Questa è un po' l'opera che abbiamo messo in campo, raggiungendo oltre 200 caregivers e i bambini purtroppo tremendamente interessati da questa tragedia nazionale, e siamo in contatto con le istituzioni. La settimana prossima avremo una nuova audizione presso il Senato della Repubblica, che intanto sta lavorando per migliorare le competenze e capacità anche operative dello Stato. Noi crediamo che essere in prossimità in maniera non burocratica faccia la differenza, e stiamo lavorando su questo. Sto certo che quando succedono queste cose, per stupidaggine burocratiche, per minuzie, non si riesce ad intervenire con bambini in queste condizioni, fa veramente disperare, però ecco, ci riusciremo. Parliamo proprio del tema delle stupidaggini burocratiche, come lei definisce probabilmente giustamente. Avvocato Biagioni, proviamo a dire che cosa non funziona, forse anche la burocrazia. Sono tante le cose, noi arriviamo sempre dopo su moltissime criticità che viviamo. Questa è un eufemismo chiamarla criticità, però probabilmente la prevenzione, dopo vi facciamo vedere anche dei numeri, li vediamo insieme, non funziona. No, concordo assolutamente. È uno dei grandi aspetti dimenticati nel nostro paese, la prevenzione a 360 gradi per quanto riguarda la violenza maschile alle donne. È di tutte le assi della Convenzione di Istanbul quella che è più meno finanziata, c'è meno attenzione, e è quella su cui si dovrebbe lavorare per cercare di muovere un cambiamento culturale che ancora fatichiamo a trovare e che trova tantissimi ostacoli. Non parlerei di stupidaggini burocratiche. Quando si fanno delle scelte a monte, sono scelte su dove allocare le risorse, come spendere i soldi, come legiferare. È una scelta che viene fatta a monte e che ha delle motivazioni specifiche. Siamo un paese in cui fatichiamo ancora tantissimo a fare formazione nelle scuole, prevenzione, grandi campagne di prevenzione non se ne vedono, non si vede, c'è ancora tantissima strada da fare per la formazione degli operatori, delle operatrici, a tutti i livelli. C'è ancora grande difficoltà nel mettere insieme tutti gli attori che si occupano dei temi rilevanti per la violenza maschile alle donne e trovare delle comunicazioni, delle sinergie, senza contare ancora una insufficiente stabilità e impegno nel riconoscimento dei centri antiviolenza che sono un presidio fondamentale per il contrasto alla violenza maschile alle donne. Allora, nel frattempo ci ha raggiunto, e lo saluto, il procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto, buon pomeriggio. Visto che l'avvocato Biagioni ci faceva riferimento nel suo intervento proprio alle risorse che magari spesso non vengono allocate, vogliamo vedere insieme i numeri che ha preparato il nostro Mattia Pianezzi. Abbiamo fatto i conti, dice ActionAid che c'è stato un incremento più 156% di fondi in 10 anni, 248 milioni di euro dal 2020 al 2023, questo
l'incremento, l'81% per interventi di protezione delle donne. Come dire, i soldi potrebbero anche esserci comunque in 10 anni sono stati incrementati, però evidentemente o non vengono allocati dove dovrebbero essere allocati o di fatto poi non raggiungono come dire, i destinatari che dovrebbero essere raggiunti. Ma ci dica lei, dottor Menditto, quali sono le criticità? Sì, guardi, le risorse sicuramente non sono sufficienti. Le nuove leggi, per esempio, hanno previsto numerosi impegni in più di polizia giudiziaria, polizia e carabinieri e magistrati a risorse invariate. Ma io sposterei il tema, nel senso che siamo abituati, come magistratura e forze dell'ordine, a fare sempre di più senza avere più risorse. Io penso che il tema non sia della magistratura, non sia dei polizia e carabinieri, non sia solo dei centri antiviolenza. Credo che il tema riguardi tutti noi, tutta la società, nessuno escluso, a partire dagli uomini, che sono quelli che, secondo i dati statistici, sono quelli che commettono generalmente, nell'85% dei casi, questa tipologia di reati, sia ai danni delle donne che ai danni dei bambini e delle bambine. Allora, se c'è un cambio di passo reale e non culturale, allora potremo fare dei passi avanti. Mi spiego con una battuta che forse rende di più ai nostri ascoltatori di qualunque dato gli possiamo dare. Io partecipo spesso a convegni sul contrasto alla violenza di genere e tutti siamo bravi a intervenire, ma se alcuni che sono seduti al tavolo e che hanno fatto un ottimo intervento poi fanno una battuta sessista, evidentemente non hanno capito nulla e hanno usato parole vuote, prive di significato. Traduco tutto questo: solo una rete sul territorio, compatta e unita, che ha la stessa voglia di contrastare questo tipo di violenza, con questo è il pronto soccorso. Poi ovviamente un cambiamento culturale che deve partire dalle scuole, ma voi per esempio e attraversare anche i mass media, ma queste trasmissioni dimostrano che i giornalisti stanno facendo un passo avanti. Quindi, ripeto, cambio di passo culturale reale e poi un pronto soccorso che funziona con una rete reale di uomini e donne che hanno la sintonia e la voglia di intervenire. Guardi, vedere delle donne o dei bambini, e sono tantissimi, che all'interno delle mura domestiche, il luogo che dovrebbe essere protetto, subiscono violenze di ogni tipo e solo una su 10 riusciamo a intercettarlo, le assicuro che è veramente toccante e avvilente, e quando riusciamo a raggiungere dei risultati, come sa l'avvocata Biagioni, siamo soddisfatti, ma sappiamo che è una goccia in un mare. Dottor Doria, lei insomma è forse è la persona che ha più il polso della situazione del disagio, faceva riferimento il dottor Menditto proprio al disagio dei bambini in ultima analisi. C'è un problema culturale, secondo lei? Ci raccontava prima di quanto poi sia faticoso per i bambini che vivono un trauma il più terribile di tutti, giustamente. Sì, ci tengo anche a dire all'avvocato Biagioli che sono ovviamente fortemente d'accordo con quanto lei ha detto per quanto riguarda la prevenzione e tutte le questioni relative alla violenza. Io per stupidaggini burocratiche mi riferivo all'operatività di queste ore per raggiungere questi bambini nel tentativo della riparazione immediata, non alle questioni di carattere generale su cui convengo moltissimo con quanto si sta dicendo. I bambini vengono seguiti dai nostri progetti, ma la costanza futura dei fondi necessari perché delle squadre capaci di prendere in carico immediatamente e poi nelle settimane successive, nei mesi successivi, la vita di questi bambini, cioè sostenere chi sta con i bambini ogni giorno. Molto spesso sono genitori poveri con altri figli, sono gli zii, sono i nonni, sono persone che vedono all'improvviso la famiglia raddoppiarsi, si devono prendere cura di una questione, ripeto, terribile, la più terribile che ti può capitare. Vanno sostenuti, ci vogliono dei fondi regolari per questo sostegno e delle squadre come quelle che sperimentalmente il Fondo di Contrasto alla Povertà Educativa e l'impresa sociale con i bambini sta cercando di mettere in campo. La psicologa o le psicologhe capaci su questa questione e non genericiste, il o la giurista che sappia dirimere le infinite questioni burocratiche, le persone che sappiano aiutare a riorganizzare la vita
questioni fondamentali legate al reddito e alla sostenibilità di questa nuova famiglia per i mesi a venire, la possibilità di un aiuto verso la scuola o verso il lavoro. E noi abbiamo i figli di vittime di femminicidio che raccontano le loro storie e quanto una prossimità competente faccia la differenza. Ecco, tutti insieme, tutte le forze politiche, tutti gli esperti, possiamo lavorare per una riparazione. Poi, naturalmente, ci tengo a dirlo, la questione della violenza di genere è una grande tragedia italiana e sono d'accordo, c'è un problema culturale, c'è un problema che non siamo ancora riusciti a dirimere, su cui c'è tanto tanto lavoro da fare, noi ci siamo. Tra l'altro interveniamo con un altro bando sulle vittime di violenza domestica, interveniamo con le mamme anche d'accordo con tutti i centri che si occupano di questo. Avvocato Biagioni, ora torno da lei, dottor Doria. E restiamo su questa questione del problema culturale, penso che lei concordi, ma anche vorrei ricostruire la rete per capire che cosa non funziona. Abbiamo parlato delle risorse, giustamente il dottor Doria faceva una precisazione, ci sono dei fondi infatti messi a disposizione anche per i bambini che rimangono soli, spesso ci troviamo di fronte al dramma di famiglie che li richiedono, poi aspettano mesi. Però per quanto riguarda a monte la donna che segnala, che vive una violenza, funziona la rete, ci sono i centri antiviolenza, insomma in tutto quel meccanismo che anche le istituzioni, i servizi sociali creano, c'è un gap, c'è un problema, e qual è? È evidente il problema è che... Aspetti, dottor Doria, sentiamo un attimo l'avvocato Biagioni. Certo. Sì, dicevo evidentemente... Se le donne continuano a venire ammazzate giorno per giorno, e in quest'ultima settimana devo dire che è una cronaca sconfortante, qualcosa che non funziona deve esserci ed è evidente. Il lavoro dei centri antiviolenza è presidiare per quanto più possibile sul territorio la situazione, offrire il massimo supporto, ascolto, accompagnamento alle donne che a questi centri si rivolgono. Noi siamo in praticamente tutte le regioni d'Italia e accogliamo in continuazione donne. Cos'è che non funziona? Tanti aspetti. Ci sono tanti soggetti competenti che si ritrovano ad ascoltare, ad accompagnare un pezzettino del percorso delle donne in uscita dalla violenza. Cos'è che non funziona nei casi in cui le donne sono ammazzate? Perché poi c'è tutto quello che non funziona quando subiscono violenza e non trovano modo per uscirne, non trovano una soluzione adeguata. Ricordiamoci che non possiamo parlare di violenza maschile alle donne solo quando ci sono dei casi di femminicidio. L'attività è molto più ampia di così, grazie al cielo non tutte le donne vengono ammazzate. Abbiamo fatto una richiesta quest'estate alla Commissione Femminicidio proprio perché si vada ad analizzare ogni singolo caso in cui una donna è stata uccisa per mano del suo compagno, partner, ex partner, per andare a vedere quali sono stati in quel caso specifico i gap, le cose che non hanno funzionato, perché è evidente che se questa donna viene ammazzata qualcosa non ha funzionato. E allora si può andare a vedere, è un meccanismo che c'è in moltissimi altri paesi, si chiama analisi retrospettiva del femminicidio e permette di analizzare tutta la catena degli eventi, non solo il momento in cui è stata ammazzata quella donna in quel momento, quindi non solo la responsabilità del singolo, per quello c'è il procedimento penale che andrà ad accertare le responsabilità, ma si vada a vedere tutti i contatti che ha avuto questa donna, le persone che sono entrate a vario titolo nel caso, per esempio
Quanta formazione hanno avuto? La donna ne aveva già parlato con qualcuno, si era già rivolta, non lo so, alle forze dell'ordine, ai servizi sociali, a un pronto soccorso, a un centro antiviolenza. Quali sono gli amici? Ecco, se si facesse un'analisi del genere, si imparerebbe dall'esperienza. Si potrebbe dire, in questo caso, la persona alla quale lei si era rivolta, per esempio, non era stata formata, non era tra le persone che hanno ricevuto una formazione, diciamo, negli ultimi 5 anni. È importante saperlo, perché Cioè, in questo attraverso... momento non lo sappiamo, stiamo dicendo. Non lo sappiamo, perché nessuno fa questa analisi. L'unica analisi che è stata fatta dalla Commissione Femminicidio, della precedente legislatura, che ha fatto un'analisi di tutti i casi di femminicidio, partendo dai dati giudiziari, dal fascicolo, che ha accertato la responsabilità penale dell'autore dell'omicidio. Ma si vada a vedere cosa nella catena, nel sistema più ampio, non ha funzionato. Perché è quello che ci permette di imparare, di vedere dove possiamo ancora correggere, cos'è che non vediamo. Questo è il tipo di analisi che serve per anche investire in un modo più appropriato, per vedere dove sono i deficit. E questo, secondo me, è una delle azioni che si possono fare, perché continuare a ripeterci che è una tragedia, che è una situazione insostenibile, che dobbiamo fare un cambiamento culturale e poi non si colloca mai in un'azione specifica. È ora di cercare le azioni concrete da mettere in atto. E dottor Menditto, a proposito del fatto che abbiamo ricostruito che cosa potrebbe mancare nella catena in qualche modo, si è parlato del centro antiviolenza, dell'eventuale denuncia che la donna fa e spesso capita nelle testimonianze, cerchiamo di fare un attimo autocritica, che magari io donna vado a denunciare un episodio di violenza del mio compagno, di mio marito, e però viene sottovalutata la vicenda, accade, cioè da questo punto di vista ci vorrebbe più formazione, magari un corpo dedicato, insomma, come si può Sì, intervenire? dottoressa, guardi, parto da degli esempi concreti. Se una donna vittima di violenza fosse venuta da me 10 anni fa a denunciare la violenza, io probabilmente l'avrei ascoltata con sufficienza e avrei detto: guardi, non lo so che cosa possiamo fare, che cosa voglio dire. Oggi credo che la mia procura sia all'avanguardia e tutti i 6 magistrati e i 1.000 carabinieri che sono sul territorio si comportino come deve fare una persona preparata in questo settore. C'è bisogno di formazione e di specializzazione. Senza la formazione non andiamo da nessuna parte come istituzioni. Anche qui un altro esempio concreto per farci capire. Alcuni anni fa io facevo delle interviste e dicevo: donne, visto che denunciate solo a 1 su 10, cercate di denunciare, andate dalle procure, andate da carabinieri e polizia. Mi arriva una mail di una signora meravigliosa che mi dice: caro dottor Menditto, lei è tanto bravo a dire queste cose e io le credo. Mia figlia ha denunciato, non è stata creduta e è andata in depressione. Da allora io mi permetto di dire, utilizzando anche voi in questo momento, se una donna subisce una forma di violenza, che deve fare? Prima di tutto chiamare il 1522, un numero gratuito, dove risponde una donna. Non un carabiniere o un magistrato, una donna, quindi c'è la possibilità di dire le cose in maniera diretta e seguire i consigli che vengono dati da questo, e tra l'altro è gestita, voglio dire, da persone preparate e da un centro antiviolenza. Secondo, le donne che hanno una situazione di violenza devono essere seguite da chi gli sta intorno, devono dare dei consigli adeguati, chiamate il 1522, per esempio, una sorella, un'amica, non dire pensa ai tuoi figli e non denunciare. E secondo, anzi come ultimo elemento, quando si denuncia bisogna avere al fianco o un centro antiviolenza o un avvocato o avvocata super specializzati. Sono processi complicati, il processo penale è un processo lungo che espone qualunque persona, voglio dire, a un contraddittorio, a essere ascoltato da avvocati. Quindi il consiglio è: rivolgetevi a un centro su tutti i territori. Nel mio territorio non c'erano 8 anni fa, ora ce ne sono 6, ci sono in tutta Italia, o andate da un avvocato o avvocata specializzata. È fondamentale. La mia esperienza
Ripeto, potremmo parlare di tante cose. Noi abbiamo 1500 casi di violenza all'anno, violenza di qualunque tipo, maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, danni di bambini e bambine. Ripeto, gli uomini sono quelli che commettono in gran parte questi reati e le donne difese, cioè che hanno un avvocato, un centro antiviolenza, sono il 5%. Questo vuol... Beh, e non sanno le donne che le parti offese, cioè chi subisce questo reato, ha diritto al gratuito patrocinio. Cioè se va da un avvocato, questo avvocato viene pagato dallo Stato. Quindi anche chi ha un disagio economico può andare da un avvocato. Ecco, una donna difesa troverà sicuramente polizia e carabinieri preparati, troverà un pubblico ministero preparato. Però a volte noi abbiamo delle situazioni complesse. È inutile dire che tutto funziona e funziona bene. Non è vero, lo dico io che sono all'interno delle istituzioni, funziona a macchia di leopardo. Quindi per favore, quando venite a denunciare, sappiate che noi vi ascolteremo sul territorio, ci mancherebbe altro. Però se andate prima a un centro antiviolenza, un avvocato, un'avvocata, sarete sicuramente più tutelate. Per tutto il resto ci tengo a dire, e completo il discorso, è fondamentale il discorso della educazione, non lo ignoriamo, se non si inizia dalle scuole a insegnare l'educazione di genere, cioè che la donna è una persona come l'uomo e che ha gli stessi diritti di libertà dell'uomo, sembra scontato. Ed è assurdo, dottor Venditto, doverlo... E poi interveniamo noi nelle situazioni più critiche. No, dicevo, è assurdo doverci sentire nella necessità di precisarlo nel 2024. Avvocato Biagioni, vedevo che annuiva durante il discorso del procuratore di Tivoli. Vuole aggiungere qualcosa? Io vorrei anche chiederle, ma i servizi sociali fanno la loro parte, riescono a farla? Perché poi anche loro hanno tutta una serie di criticità legata anche alle risorse. Perché un dato che mi ha colpito è che il 65% dei nuclei familiari dove c'è stata una violenza non era assistito dai servizi sociali. Cioè a volte non ci accorgiamo di quella che è la situazione. Però mi dica lei, che conosce naturalmente meglio la situazione tutta. No, io ringrazio ovviamente il dottor Venditto che ha ricordato che il messaggio non deve essere... o meglio, non deve essere solo denuncia. Il messaggio per una donna che si trova in una situazione di violenza deve essere: rivolgiti a un centro antiviolenza, cerca, parlane, esci da questa situazione. Se lei mi dice che il 60%, adesso questo dato non lo conosco o non so da dove l'abbia ricavato, ma ci sta benissimo, in linea, se lei mi dice che il servizio sociale non conosce di queste, beh, è ovvio, finché una donna non ne parla, finché una donna non è nella condizione di essere in un contesto sicuro per sé e per i propri figli, non menzionerà la violenza. Bisogna trovare un modo che permetta alla donna di parlare. È quello che succede ogni giorno nei centri antiviolenza, spazi sicuri, in anonimi, che non forzano la donna, che cercano insieme alla donna il percorso migliore per costruire un'uscita in sicurezza da una situazione di violenza. Questo è il modo, il solo modo in cui si possano costruire dei percorsi di uscita. Questo è il vero modo di far emergere situazioni di violenza. Chiaramente, di fronte a una situazione di pericolo immediato, invitiamo tutte le donne a chiamare subito il 112, a chiamare il 1522 quando è necessario, ma non dobbiamo pensare a situazioni di violenza sempre come a situazioni di emergenza di vita immediata. Le donne che sono in una situazione di violenza domestica vivono in situazioni del genere anche per anni. Bisogna che trovino il modo per parlarne, ma attenzione, quello che noi sappiamo, quello che i centri antiviolenza vivono ogni giorno è ascoltare storie in cui la donna ha già parlato tante volte della sua situazione. Bisogna anche cominciare a predisporsi tutti e tutte, in qualsiasi ruolo, ma anche ruolo amicale, anche nella società, nella comunità, per ascoltare, per raccogliere e credere al racconto di quella donna. Se noi continuiamo a ripetere che l'unica opzione è andare dai carabinieri o denunciare, stiamo togliendo segmenti di libertà e altri preziosi percorsi che possono davvero aiutare la donna a costruire il suo percorso e la sua uscita.
quello che vale per ogni singola donna non vale per tutte le altre. Grazie. Ognuna ha una propria storia e un proprio percorso. Grazie avvocato Biagioni, grazie a Tormenditto e a Marco Rossidoria di essere stati con noi, di aver commentato l'ennesimo episodio che ci ha sconvolto. Lasciamoci così con questo messaggio per le donne: denunciamo al primo segnale di violenza. Ci fermiamo un qualche minuto di pausa, poi torniamo in diretta.